tutta una serie di collegamenti con la famiglia Lodel, che compare più volte, e anche secondariamente, diciamo, l'origine di tutti dell'alchimia di questo universo è fondamentalmente Cedric, che è colui che ha creato una spaccatura e ha diviso l'umanità in due parti, una che è quella organizzata, diciamo, in uno stampo economico simile al nostro, e un'altra che invece ha una visione differente, più sociale, più etica anche, e più naturalistica. E a livello di struttura ci sono questi 8 racconti che si intersecano per creare un unico grande racconto. Questa malattia mi ha tolto tanto, è vero. Il dolore che mi attraversa il corpo quando il sole è alto in cielo è terribile. La bimba sorrideva, seduta con la schiena contro una sfera poggiata al terreno. Una sfera imperfetta, gorgata dal suono, con le sue miriadi di sfaccettature, nei suoi bozzi, con la sua miseria di forma scorretta. Non so proprio come possa spiegarne il senso, seppure il significato mi pare lampante. Rema suave. Normale racconto, non è che era stato creato apposta per questo momento. E vedendo come era stato strutturato, cioè che erano diverse testimonianze collegate fra loro, ho avuto questa idea, insomma, di farlo illustrare a diverse persone. Principalmente ho chiamato, diciamo, all'appello tutte persone che conoscevo, cioè amici che hanno accettato di buon grado, magari anche nell'amicizia. A loro ho dato il racconto, gli ho detto fate quello che volete, cioè illustratelo come volete. E ne è uscito fuori, secondo me, una bella esperimento artistico, che abbiamo appunto raccolto nel volume 0. Ho cercato di trovare una soluzione per migliorarlo. Perciò da questo ho stilato delle regole, lasciando sempre liberi gli autori per i volumi successivi, però dandogli delle regole, per esempio proprio una delle principali è di dividere in vignette le pagine, proprio per rendere il graphic novel un fumetto vero e proprio. Ci sono lati positivi e lati negativi del fatto di mettere insieme tanti stili diversi in una sola storia? Ma guarda, secondo me per questo progetto che abbiamo strutturato noi non è un lato negativo vedere tanti stili diversi, proprio perché la storia di per sé è già divisa con testimonianze diverse, infatti secondo noi è un valore aggiunto il fatto che ogni storia e ogni, magari che hanno proprio lo stesso personaggio, sia rappresentata in maniera diversa, perché ci piaceva anche questa idea di come la realtà muta a seconda della soggettività di una persona. La cosa particolare è che internet in questo caso, come in tanti casi, ha reso possibile lo scambio, la condivisione in gruppo delle tavole appena pronte, quindi diciamo è bello anche questo, no? Che... Sì, beh, oltretutto è anche interessante sapere che comunque gli artisti che ci hanno lavorato li abbiamo contattati quasi esclusivamente tramite internet, perché abbiamo ragazzi da Torino, da Roma, da Lecce, dall'Aquila. E perciò non avendo la possibilità di incontrare le persone, molto spesso abbiamo dialogato solo tramite internet.